Il digitale ci darà strumenti diversi, però toccherà le nostre vite in una maniera che quasi non ha precedenti. Questa è una nuova tecnologia, fa quello che fanno tutte le nuove tecnologie. Migliorano la qualità del nostro lavoro, ci permettono di farlo faticando meno, facendolo in modo più preciso, più veloce e così via. La partecipazione dell'Italia a internet, alle infrastrutture distribuite, soprattutto dal punto di vista scientifico, è stato a livello veramente eccezionale insieme ai grandi del mondo. Ritengo che l'Italia sia leggermente indietro dal punto di vista dell'utilizzo di internet nella quotidianità, soprattutto nell'utilizzare i sistemi informatici digitali all'interno delle strutture comuni, la pubblica amministrazione, il modo in cui i cittadini interagiscono con la pubblica amministrazione, lo Stato, le società. E gli italiani sono sempre stati straordinariamente operosi e capaci di mettere assieme l'innovazione. E il nostro lavoro si svolge strutturalmente accanto a quelle imprese che hanno bisogno di portare a casa nuove tecnologie, attraverso laboratori congiunti, attraverso progetti in cui mappiamo il fabbisogno delle aziende, mappiamo la capacità del sistema dei solutori, che sono startup, che sono centri di ricerca, che sono altre aziende, di portare quelle soluzioni e creiamo dei tavoli in cui gli uni e gli altri riescano a dialogare. Il tema del linguaggio è fondamentale, il nostro apporto contiamo di portarlo soprattutto nella gestione di linguaggi diversi, in maniera tale da creare questo efficiente scambio di informazioni. A questo aggiungiamo la capacità di raggiungere fonti di finanziamento per l'innovazione, come i progetti dell'Unione Europea che supportano lo sviluppo di soluzioni innovative, e nel tempo ne abbiamo sviluppati diversi, con diversi consorsi fatti di molte aziende italiane ma anche europee, e l'Italia in questo esprime alcuni piccoli paradossi. Sul piano industriale abbiamo un comparto produttivo che misura delle eccellenze invidiate da tutto il mondo e che ha fatto scuola in giro per il mondo. Quindi non abbiamo in alcuni casi bisogno di imparare. Quello che non succede con la stessa velocità con cui succede in altri posti è l'attraversamento di queste competenze su tutto il sistema produttivo. Cioè c'è un gruppo di grandi che sono leader al mondo e poi c'è un grande gruppo di imprese che ancora fatica a comprendere quali siano i benefici di internet o come fare propri i benefici di internet. Non che non capisca quali siano, ma spesso fanno fatica a trasformare i loro processi e prodotti. Sul piano della penetrazione della rete dati, il nostro paese, lo sappiamo, è indietro, paradossalmente molto indietro rispetto alla media europea. Dobbiamo investire moltissimo sulla rete a banda larga, ma per contro siamo il paese che ha il numero più elevato di cellulari e un'abitudine a stare sui sistemi digitali sviluppatissima. Per cui leggiamo una infrastruttura che deve correre e un atteggiamento del nostro consumatore medio che invece è già molto avanti rispetto al resto del mondo. Tra le cose più affascinanti che siamo riusciti a mettere assieme vi è un spazio laboratoriale con 9 aziende che condividono un laboratorio coordinate da un istituto di ricerca, l'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha messo insieme i suoi migliori ricercatori per portare la robotica più evoluta negli spazi industriali e negli use case che l'industria dovrà affrontare. Oggi gli adolescenti vivono una parte della loro dimensione interpersonale su queste piattaforme, e forse ci sono arrivati con poco preparati, con scarsa consapevolezza di quello che sta succedendo. La prossima generazione che vivrà internet la vivrà con una consapevolezza totalmente diversa di quali siano le opportunità e i rischi derivanti dall'uso inconsapevole di internet, dal fatto che internet non è un free lunch per tutti, perché per usarla abbiamo bisogno di mettere in gioco noi stessi, perché se non vogliamo mettere in gioco noi stessi dobbiamo dotarci di strumenti che ci proteggano, perché è un territorio come lo è la terra, il mare, l'aria, dove si naviga, dove si incontrano opportunità, dove si incontrano rischi e pericoli, e quindi
la prossima generazione di internet sarà molto più veloce, sul piano tecnologico molto più veloce, molto più accessibile. Diventerà un bene primario, così come la possibilità di spostarsi in un territorio o di farsi curare presso un ospedale, ma con ogni probabilità, e ce lo auguriamo, sarà più regolamentata, più sicura, più controllata. Ecco, questa dimensione di internet io me la auguro. Certamente l'arrivo di internet ha cambiato in maniera profonda il nostro modo di lavorare. Ha avuto un impatto notevolissimo sul modo di produrre. Sistemi connessi, sensori, sistemi di controllo e di attuazione distribuiti nelle nostre catene manifatturiere hanno abilitato quello che normalmente ormai viene considerato come Industrial Internet of Things o Industria 4.0, anche se già parliamo di Industria 5.0, dove la quantità di dati disponibili viene elaborati da sistemi intelligenti, da sistemi di intelligenza artificiale per riuscire ad avere flessibilità manifatturiera, migliore qualità del prodotto, con costi più competitivi e un utilizzo ottimale dell'energia disponibile. Oltre che migliorare i processi produttivi, perché riuscire a controllare utilizzando sensori, utilizzando sistemi connessi, macchine elettriche, vuol dire non solo ridurre energia, usare meglio l'energia elettrica, ma vuol dire anche ridurre le vibrazioni, ridurre la rumorosità della macchina elettrica, implementare algoritmi di manutenzione predittiva, vuol dire migliorare globalmente quella che è le performance, le prestazioni del motore elettrico. Chiaramente, diciamo, le tecnologie che sviluppiamo, che abbiamo oggi disponibili, ci permettono appunto di fare questo salto che dal nostro punto di vista abilita l'utilizzo poi del cloud, del big data e dei sistemi di processamento distribuito. Questo però non ha anche dei risvolti potenzialmente pericolosi. Collezionare una quantità di dati infinita vuol dire anche proteggere questi dati, quindi la protezione del dato diventa sempre più importante e su questo noi ci muoviamo in maniera sistematica per cercare di utilizzare al meglio i sistemi di crittografia, di protezione del dato. La vulnerabilità di internet è molto legata a quello che è il processo di digitalizzazione che la nostra società sta avendo. È un momento molto particolare della storia, secondo me, di internet, perché siamo arrivati a un punto dove l'interconnessione è diventata veramente una storia di vita quotidiana. Oggi gli attacchi sono aumentati notevolmente e nella ultima decade possiamo dire che la loro frequenza ha avuto un aumento significativo. E questo ha fatto sì che questi processi di digitalizzazione che impattano tutte le varie organizzazioni espongono una superficie di attacco maggiore, perché quelle informazioni, quei dati, quei sistemi che prima non erano connessi, oggi sono connessi, raggiungibili, quindi vulnerabili. Questo oggi si parla sempre di più di cyber security, perché cyber security diventa un elemento di sostenibilità di questo processo di digitalizzazione che altrimenti non sarebbe in piedi. E quando un sistema come internet viene in qualche modo attaccato e in qualche maniera non funziona come dovrebbe, l'impatto sulla nostra società può essere critico. E semplicemente oggi la criminalità si è spostata alla strada molto al mondo digitale, perché è più facile perpetrarla, è più facile fare guadagni. E quando noi parliamo di cyber attack dobbiamo pensare che dietro ci sono organizzazioni ben strutturate che lavorano secondo diversi principi. Sono organizzazioni criminali che in gergo chiamiamo threat actors, che sono organizzazioni che lavorano per principi di attivismo oppure for profit. Ultimo, ma non meno importante, è chiaramente i threat actor statuali, ovvero quelli che sono filo governativi e che in qualche modo seguono direttive politiche. Questi threat actor hanno solitamente molti investimenti alle spalle e quindi portano attacchi molto complessi, il che significa che sotto quelle condizioni internet è veramente messa in forte difficoltà, e quando
parlo generalmente di internet, parlo di tutti quei sistemi interconnessi, tra cui le varie organizzazioni, e che cooperano, no, per dare servizi alla popolazione e alla società.